Che barba, che noia, che noia, che barba. Ragioniere, ma perché è arrabbiato? Ma sì, ma perché sono annoiato. Da questo mondo in cui non succede mai niente. Uno scoop, una... un qualcosa, no, mai niente. Oggi è anche una bellissima giornata, delicatissima. Sì, una bella giornata. Una giornata di merda come tutte le altre della mia vita. E poi voglio ricordarle che è anche il compleanno di Mighty Pirate. Ma chi se ne frega del compleanno? Chi se ne frega? No, chi se ne frega della musica, una canzone di Caparezza molto nota al signor pubblico. Ma cosa fa? Ma io, ma qui? Lei, io la apprezzo tantissimo, le faccio anche i miei auguri di compleanno. Le faccio, mi tocco da solo. Gli auguri di compleanno e anche per i 20.000 iscritti che ho saputo ultimamente. Sì, ho raggiunto 20.000 iscritti recentemente. 20.000. Grazie a tutti, veramente, siete fantastici, non ragazzi. Non c'è di che, non c'è di che. Non lei! Ah, parlava con... Ma io facevo parte di quelli. Allora ritorniamo a Duccia. Lei fa parte dei miei, eh? Quindi lei se intende di recensioni, lei recensisce film, quindi, fantastici. Beh, quindi... quasi, io sono un grande appassionato di cinema. Di cinema, parliamo del grande cinema. Parliamo di Gabriele Salvatores. Gabriele. Sì, ah, sì, lei conosce Gabriele Salvatores. Cioè, ha vinto anche il premio Oscar con Mediterraneo, certo, ha lavorato con preparato, Diego, bravo, D'Antonio, bravo. Mi citi altri tre film di Salvatores. Tre? Allora, Nirvana. Vabbè, più ha fatto quello del videogioco. Non sono molto bravo. È sempre Nirvana quello. Lo sapevo già, era per vedersi la prova. Il ragazzo invisibile, cosa mi dice il ragazzo invisibile? Ma è un suo amico, questo signor invisibile. Non è mio amico. Non è suo amico. Ah, il film è quello di quello che va nello spogliatoio delle donne. Cosa fa? Ma mi ci dà la scena peggiore. Ma ragioniera. È lui. Va bene. Lasciamo perdere Salvatore. Parli di Federico Mozza. Sono curioso di sapere cosa ne pensa di Federico Mozza. Ma qui davanti a tutti. Sì, davanti a tutti. Il signor cioè è uno che ha la moccia. Ah no, il grandissimo Mozza, anzi, sì. Ci terrei a ricordare nell'occasione i due suoi più grandi capolavori, ovvero Tre metri sopra il cielo. Capolavori. E Ho voglia di te con Riccardo Scamarcio, entrambi accompagnati dalla Mozza. Capolavori. Quindi lei ama i film di Mozza. Sì, insomma, quasi. Io odio i film di Mozza! Ah, e anch'io, sa? L'ho detto apposta per vedere se anche lei era uno di quelli che lo abbia pietà. Mi dia una possibilità. Vabbè, allora io le faccio tanti auguri. Magari anche una recensione insieme prossimamente. Ah, lei non vabbè. Allora, arrivederla. No, non sento la mano. Non dà la mano. Vabbè, saluto a voi. Arrivederci. Neanche loro. Come sono umani loro.